Parleremo di sicurezza alimentare e malattie reumatiche. In studio per voi ci saranno il dottor Francesco Pomiglio e il dottor Luigi Di Matteo, disponibili a rispondere anche alle vostre eventuali domande. Come sempre, per le modalità di interazione con i nostri ospiti, mi affido alla collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. In regia a coordinare tutta la parte tecnica, questa sera c'è Danilo Cinquino, che saluto e che ringrazio. E ci aspettiamo come sempre tante telefonate al prefisso 0871, i numeri a disposizione come sempre sono 2 5873 232, 5873 233, mentre l'indirizzo per inviare le email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Danilo. È responsabile di un laboratorio di sicurezza alimentare, quindi è la persona più indicata a parlare proprio di sicurezza alimentare, è una new entry di questo studio. Buonasera e benvenuto al dottor Francesco Pomiglio. Buonasera dottore. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Come sta? Sta bene? Bene. D'accordo con quanto diceva il professor Perno? Io non sono un esperto in virus, mi occupo essenzialmente di alimenti, studiamo, impariamo tanto dai colleghi che lavorano con noi a Teramo, che si occupano più di malattie degli animali e in questo caso anche della diffusione, delle caratteristiche del Covid. Abbiamo lavorato, continuiamo a lavorare per l'Italia, per il sequenziamento e anche per vari stati dell'Europa, soprattutto Europa orientale. Però devo dire che lei lavora all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise, Caporale di Teramo, così si capisce anche quello che sta dicendo. Intanto buonasera e benvenuto nei nostri studi. In generale, che attività svolge l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dottor Pomiglio? Come tutti gli istituti italiani, il nostro istituto è un braccio tecnico del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo, al servizio delle attività condotte dalle autorità competenti locali, regionali, nazionali e a volte anche internazionali nel campo della sanità animale, della sicurezza alimentare e anche adesso del benessere animale, avendo un occhio anche sempre più all'ambiente. Questa è la sua squadra? Quella che Questa vediamo. È la mia squadra, manca una collega. Una collega ci ha lasciato per un'altra posizione circa un mese fa, ci aiutava molto, era molto valida all'interno del laboratorio, l'ho lasciata malvolentieri, ma quando si è chiamati a incarichi più importanti non si può dire assolutamente di no. Abbiamo parlato anche noi tantissimo in questi due anni di pandemia dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, perché avete processato tantissimi tamponi, avete fatto tantissimi test sierologici, dottore. Virologici, sierologici. Il nostro istituto ha risposto come si conviene a un'emergenza nazionale, internazionale, a un'esigenza della nostra regione per migliorare i servizi per la comunità, quindi per i cittadini, non solo per gli animali. Lo sforzo profuso è stato intenso e lungo, grandissimo merito alla direzione aziendale che è stata in grado di gestire questa problematica, ancora di più merito a tutti i colleghi che hanno lavorato per due turni, i sabati e la domenica, anche i festivi, per riuscire a soddisfare le esigenze della comunità. Non avete comunque mai lavorato come medici, infermieri, operatori sanitari. Vi siete fatti un bel mazzo anche voi. Abbiamo lavorato rispondendo alle esigenze e rispondendo a quello che ci ha chiesto la Regione Abruzzo. È chiaro che non siamo medici, non siamo infermieri. Però avete fatto un lavoro eccezionale. Parliamo di sicurezza alimentare. Che rischio corriamo, dottore, se mangiamo alimenti contaminati? Allora, le malattie trasmesse dagli alimenti sono tante, sono più di 200 e per fortuna non ci colpiscono tutte con la stessa frequenza, con la stessa intensità e pericolosità. Senza dubbio rappresentano un grosso problema, probabilmente inferiore per importanza e per gravità alle malattie cardiovascolari oppure alle malattie
di tipo tumorale che colpiscono gli uomini, anche oncologiche, sì. Ecco, le malattie oncologiche, ma costituiscono una grossa perdita in campo finanziario, ma anche nel senso dei danni alle persone, sia acuti, certo, che cronici. Sicuramente le malattie costituiscono un pericolo, bisogna conoscerle e soprattutto noi, ma anche tutti gli altri consumatori, devono, certo, lavorare ogni giorno comprendendo quali sono i pericoli associati agli alimenti e cercando di evitare alcune tipologie di alimenti, soprattutto in determinate condizioni fisiologiche. Anche malattie serie rischiamo, dottore? Purtroppo sì. Ci faccio un esempio? Ecco, io mi occupo della listeriosi, naturalmente dalla parte alimentare. La Listeria monocytogenes sono i responsabili del laboratorio di riferimento nazionale per gli alimenti e un batterio che abbiamo scoperto vivere, sopravvivere e proliferare anche in frigorifero ed è molto importante, per questo che con l'utilizzo della refrigerazione degli alimenti, e la utilizziamo tutti, questo batterio è in grado di proliferare ed è molto pericoloso per alcune categorie tipo gli anziani, gli immunodepressi, gli ammalati di tumore, diabetici e per donne incinte. Dove lo troviamo questo batterio? Lo troviamo purtroppo in quasi tutti gli alimenti, soprattutto negli alimenti che si chiamano pronti da consumare, ma per fortuna non ha una frequenza elevata quanto per esempio la salmonellosi o altre malattie. In, certo, Italia si registrano circa 200 casi all'anno. Ce la caviamo. Come vengono eseguiti i controlli, anche su questo batterio terribile, dottore? Allora, l'Unione Europea ha un pacchetto legislativo nato tanti anni fa, poi perfezionato, modificato negli anni 2000 e aggiornato alcuni anni fa, che prevede il controllo, come sulla diapositiva, dal luogo di produzione degli alimenti, quindi dalla stalla piuttosto che dal campo, lungo tutta la catena di produzione e distribuzione degli alimenti fino a casa del consumatore. Questo pacchetto, che poi viene naturalmente gestito e deve essere gestito dagli operatori del settore alimentare, che costituiscono il cuore dell'attività di prevenzione, perché naturalmente loro devono lavorare per primi, viene certificato e verificato dalle autorità competenti locali. Quindi parliamo dalle ASL, soprattutto nel settore veterinario, ma anche nel settore della prevenzione in genere. Noi siamo il braccio tecnico, ci conferiscono i campioni e noi eseguiamo le analisi per verificare che tutti questi agenti patogeni non siano presenti. Torniamo un attimo sulla diapositiva che abbiamo appena mandato in onda. Questo praticamente è un momento dei controlli che fate nel vostro laboratorio, dottore? Noi siamo chiamati spesso per dare una mano alle autorità competenti nel caso di campionamenti ambientali, perché nelle cucine, in questo caso è una mensa, si annidano i batteri e quindi è necessario verificare che non ci siano, per essere sicuri che gli alimenti consumati siano sicuri, certo, esenti da popolazioni batteriche che possono causare malattia. In questo caso una collega era presso una mensa, un collega, ad eseguire dei campionamenti e noi verifichiamo che, certo, questi campionamenti siano conformi. In questo caso stiamo parlando, certo, di un tavolo. Siamo abbigliati come gli infermieri e i medici del Covid, ma questo è molto importante perché questa è una garanzia per i proprietari, perché noi non vogliamo portare i nostri batteri dentro, ma cercare solo quelli che sono dentro. Giusta precisazione. Lei ha ricordato il grande lavoro che fanno le ASL, però bisogna ricordare anche il grande lavoro che fanno i NAS, no? I NAS costituiscono un corpo specializzato del nostro esercito, dei carabinieri, che lavorano in genere su specifici settori, su direttamente incaricati dal Ministero della Salute. Naturalmente lavoriamo con loro. Io adesso lavoro un po' più in sede centrale, meno a contatto con le sezioni periferiche. Quando lavoravo a Lanciano a Pescara avevo
tantissimi contatti con loro, abbiamo lavorato per fare tante cose, abbiamo lavorato insieme, lo ricordo con rammarico perché si trattava del periodo del terremoto dell'Aquila, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro di aiuto e di ausilio a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto. Torniamo alla nostra sicurezza alimentare, come facciamo a sapere se un alimento è sicuro, dottor Pomino? Come vi dicevo prima, l'Unione Europea, insieme agli altri stati industriali, quelli più evoluti, ha messo insieme questa dicitura dal campo alla tavola. Questo significa che non è possibile garantire la sicurezza degli alimenti con dei controlli solo a valle, cioè il giorno prima di mangiare l'alimento. Ma tutto deve essere effettuato in maniera corretta a partire dalle produzioni del grano in campo, il corretto uso dei pesticidi, perché naturalmente si utilizzano, il rispetto dei tempi di decadimento, fino al lavoro corretto all'interno dell'industria, il trasporto corretto, la refrigerazione corretta e la conduzione corretta delle preparazioni alimentari, nonché il successivo stoccaggio e conservazione degli alimenti a casa. Quindi non lasciare gli alimenti fuori perché i batteri si replicano, consumarli in breve tempo, attuare a livello domestico le cautele che naturalmente nel caso non siano attuate causino dei piccoli focolai a livello domestico, ma comunque li causano. Facciamo una specie di gioco, facciamo degli esempi sulla sicurezza di alcuni prodotti. Se le dico farina, come viene controllata? Se mi dice farina, esistono i controlli, come le ho già detto, esistono poi i controlli che vengono condotti nel momento in cui il grano arriva al mulino, quindi io non voglio dirle in maniera non corretta che tutti i lotti di farina sono esaminati, tutto ciò che entra è esaminato, però esistono delle categorizzazioni rispetto ai pericoli degli alimenti e quindi esistono un numero di campionamenti che viene stabilito a livello europeo in base alla quantità di alimento che noi importiamo, quindi si eseguono accertamenti, per esempio nel campo del grano, soprattutto sull'uso dei pesticidi, e quindi bisogna rispettare le quantità di residuo massimo. Non possono essere utilizzati pesticidi che non sono autorizzati nel territorio europeo. Però, ad esempio, nel caso del grano ci saranno anche dei tempi di giacenza da rispettare. Mi viene in mente, si parla tanto del blocco del grano a causa della guerra in Ucraina ed è grano bloccato oramai da tante settimane. Certo. Può essere tranquillamente immesso sul mercato quel grano? Se gli alimenti di quel tipo, che sono alimenti secchi, sono conservati in maniera corretta in un ambiente asciutto a temperatura idonea, questi alimenti hanno una vita commerciale molto lunga, non è una fragola fresca che c'è una vita molto corta, possono essere tenuti. È chiaro che se sono in mare, già sulla nave, i contenitori, cioè quindi le stive delle navi, sono perforate, piove, entra l'acqua, sicuramente sono soggette allo sviluppo di muffe e quindi di alcune sostanze che si chiamano micotossine. Quindi, ad esempio, se verranno sbloccati tutti quei silos di grano che sono fermi in Ucraina, sarà tutto da controllare. Assolutamente, assolutamente sì. Esistono poi dei regimi di controllo che sono più rigorosi, più numerosi, quando si tratta di alimenti che sono sospetti. Se le dico carne, tasto dolente? La carne in Italia ha ricevuto una prima legislazione nel 1928. Gli alimenti provenienti dagli animali sono stati sempre più tenuti sotto controllo e sotto l'occhio vigile dei veterinari di allora o comunque di chi lavorava in quel periodo per la sicurezza alimentare delle carni. Oggi consideri che in Italia la ricettazione dei farmaci è elettronica e registrata su computer, quindi noi in ciascun momento della giornata, del mese o dell'anno siamo in grado di conoscere i farmaci utilizzati per quegli animali, individuando il numero nel caso del bovino oppure la partita.
È chiaro che esistono dei rischi. Gli alimenti tipo la carne sono alimenti freschi, molto umidi, permettono la replicazione batterica, quindi devono essere trattati molto, con molta attenzione, soprattutto se li mangiamo crudi o poco cotti, certo. Sono naturalmente più a rischio rispetto a un alimento cotto. Ma facciamo tantissimo, tante persone lavorano per la sicurezza degli alimenti e quelli che accadono oggi sono incidenti. Non esiste più una causa sistematica. È chiaro, potrebbe esserci una volontà, diciamo, di tipo doloso, però tante persone lavorano per garantire noi, anche me e lei, che siamo consumatori. Sì, cioè che l'Italia è uno dei paesi dove si fanno più controlli a tappeto, no? Proprio per si fanno in Italia, noi abbiamo una legislazione europea che ci sottopone naturalmente a dei vincoli legali, poi abbiamo anche una legislazione nazionale che è anche più restrittiva, quindi si eseguono tanti controlli che eseguiamo noi nel nostro istituto. Mi piace ricordare che tanti anni fa, quando lavoravo a Lanciano in laboratorio, praticamente ogni settimana trovavamo una salsiccia contaminata da salmonella, adesso sempre meno, per fortuna. Oggi quindi, c'è il rischio della peste suina. La peste suina, per fortuna, nel nostro caso non è una malattia che colpisce l'uomo. Che colpisce l'uomo. È molto molto importante. Però può colpire i maiali. Perfetto, è molto importante, dobbiamo tenerla in debita considerazione. Tante persone lavorano anche ora in Italia, anche perché a fianco alla malattia, così com'è, pericolosa per gli animali, che praticamente portano a morte gli animali, noi ogni giorno adesso certo. Subiamo un danno economico di circa 50 milioni di euro, perché tantissimi paesi hanno bloccato le importazioni di carne suina e di prodotti dall'Italia. Ancora due esempi, poi vado a Giliola in redazione per vedere se sono arrivate delle mail o delle telefonate per lei. Olio extravergine d'oliva. Ecco, questo è uno dei campi in cui noi in istituto non siamo fortissimi, lavoriamo. Purtroppo l'olio extravergine d'oliva è uno degli alimenti più contraffatti, perché per le aggiunte, le sottrazioni, le addizioni, devo dire che comunque adesso abbiamo alcuni sistemi che possono essere utilizzati per garantire meglio la qualità, per assicurare il consumatore, però è chiaro che è un prodotto che, questa è una mia opinione personale, che a meno di vendite promozionali, se si trova a prezzo bassissimo, avendo anch'io un uliveto nel mio piccolo paese, comunque gestito in realtà poi non da me ma da mia sorella, e diciamo pericoloso, perché comunque certo. Non si può vendere l'olio extravergine di oliva buonissimo della nostra regione assolutamente a prezzi bassissimi, prezzi stracciatissimi, insomma. Sì. Sappiamo benissimo quanto realmente dovrebbe costare un litro d'olio extravergine d'oliva vero. Vino, siete bravissimi invece il vino, nei controlli del vino. Il vino, anche da questo è il vino da diversi soggetto a possibili sofisticazioni. Sì, il nostro scandali immensi in passato. Perfetto. Il nostro interesse va verso la sicurezza chimica soprattutto. Quindi noi andiamo ad esaminare il vino per verificare se all'interno di questo prodotto persistano o permangano dei residui dei prodotti che sono utilizzati durante la coltura della vite. Quindi abbiamo un laboratorio di chimica che è l'altra parte, diciamo, della sicurezza alimentare, che oggi ha delle attrezzature moderne, è molto attrezzato e è in grado di cercare circa 400 diversi residui contemporaneamente in un campione di vino. Quindi fate un bel monitoraggio. Facciamo quello che ci è richiesto dalla Unione Europea per garantire i consumatori. E nel campo biologico-biodinamico? Nel campo biologico-biodinamico noi naturalmente riceviamo i campioni e verifichiamo la rispondenza alle normative. Non siamo un ente di controllo delle coltivazioni, ma esaminiamo tantissimi alimenti, per esempio per la presenza di organismi geneticamente modificati, che siano essi biologici, quindi biodinamici. Non esiste una differenziazione legale, ma solo diciamo di etichettatura, però nel campo del biologico lavoriamo su
gli organismi geneticamente modificati anche per la presenza di residui chimici. Vado da Gigliola in redazione. Gigliola. Sì Paolo, ci sono due email. Intanto leggo la prima. Maria Assunta chiede se è possibile controllare modalità di conservazione e stoccaggio dell'acqua minerale in bottiglia e la domanda è questa. Il caldo, il freddo, il trasporto, il tempo possono incidere sulla qualità? Dottor Pomiglio, bella domanda. Sì, purtroppo l'acqua minerale oggi nella maggior parte dei casi è venduta all'interno di contenitori di materiale plastico. Il materiale plastico è un materiale che è conforme alle normative per il contatto con gli alimenti, in questo caso l'acqua. È chiaro che l'esposizione a fonte di luce, quindi il sole, è in grado di alterare la qualità della plastica e quindi la possibilità di cedere alcune sostanze all'interno dell'acqua. Per il resto l'acqua minerale è abbastanza sicura e c'è solamente questo aspetto e quindi nel caso di errata manipolazione durante il trasporto, esposizione alla luce per tanto tempo, quindi il sole all'esterno, questo non dovrebbe accadere. È un po' difficile da controllare tutto questo. Gigliola? Aspetta che non ti abbiamo sentito, sì, riparti. Alla luce di quanto ha detto il dottor Pomiglio, quindi è meglio ed è preferibile acquistare l'acqua minerale in bottiglia di vetro? Sicuramente il vetro ha una vita commerciale più lunga e molto più sicuro rispetto alle cessioni. Nel caso del vetro c'è solamente il tappino che ha quella parte di plastica che potrebbe cedere delle sostanze, ma naturalmente la superficie esposta dell'alimento è molto molto inferiore rispetto alla bottiglia di plastica. Viva il vetro. Gigliola? Riparti perché non ti abbiamo sentito. L'altra email la leggo. Sono un cacciatore e faccio parte di una squadra per l'abbattimento selettivo di cinghiali. Come fare a sapere se animali abbattuti hanno contratto la peste suina? Ci ringrazia e scrive Franco. Dunque, adesso il piano di... Lucidi la sua sfera di cristallo. No, il piano di prevenzione per la trasmissione della peste suina, intanto penso sia abruzzese, al momento non ci sono casi segnalati nella nostra regione. Sì, quindi parliamo del Lazio e parliamo di Piemonte e Liguria. Oggi gli animali abbattuti devono essere controllati, quindi i veterinari dell'autorità competente seguono il prelievo della milza che inviano al nostro istituto e noi seguiamo le analisi per verificare se gli animali sono idonei al consumo e in quanto non sono negativi per la peste suina africana. Se si segue una prassi normale, se uno trova un animale morto e decide di adoperarne le carni, diciamo che probabilmente la peste suina africana potrebbe essere uno degli ultimi problemi, perché comunque ci sono tante altre malattie che possono essere trasmesse dagli alimenti e soprattutto dagli animali selvatici. Se poi si trova morto è conveniente segnalare, anzi è necessario oggi segnalare la presenza alle autorità competenti e al fine di effettuare i dovuti accertamenti per evitare di introdurre la peste suina africana anche nella nostra regione. Essendo una regione di parchi diventa molto più complicato controllare gli animali selvatici. È impossibile non fare un accenno allo spreco alimentare. Come si può fare per ridurlo e che cosa comporta tutto questo? Lo spreco alimentare è un danno per il pianeta, è un danno per noi, è un danno per le generazioni che verranno, è un danno per tutti. Lo spreco alimentare deve essere combattuto con l'educazione alimentare. Mi piace ricordare un progetto che abbiamo effettuato qualche anno fa, l'abbiamo chiuso un paio di anni fa insieme ad altri colleghi dell'istituto, abbiamo effettuato vari interventi di formazione nelle scuole e questo è il segreto.
soprattutto progetto è quello che vediamo. Demetra. Sì, Demetra è stato questo progetto. Abbiamo lavorato tanto con le scuole, abbiamo lavorato con i ragazzi, abbiamo lavorato per il chilometro zero, per la riduzione anche, diciamo, dei consumi legati al trasporto da nord a sud degli alimenti che sono presenti da nord a sud. Quello che è necessario è che bisogna far conoscere questo problema ai ragazzi e per renderli edotti di quelle che sono le conseguenze dello spreco alimentare, anche perché con tutto ciò che noi sprechiamo potremmo sfamare, certo, tutti coloro che non hanno da mangiare, che oggi sono popolazioni a 9-0. E soprattutto inquinare di meno il nostro pianeta. Certo. Tracciabilità e rintracciabilità di un elemento. Quali certezze abbiamo dalle etichette? La stragrande maggioranza sono illeggibili perché adoperano dei caratteri piccolissimi per sconfortare e scoraggiare l'utente. Allora, l'etichetta fondamentalmente nasce per garantire il consumatore rispetto ai contenuti. Questa è un'etichetta che vedete di un alimento che mi è stato dato da Alitalia diversi anni fa, in pre-Covid. Quando c'era ancora. Quando c'era Alitalia. Ci sono anche altri alimenti. Prima gli alimenti, diciamo, contenevano indicazioni relative alla composizione, quindi un'etichetta nutrizionale fondamentalmente, e anche indicazioni rispetto alla durabilità dell'alimento. Adesso, con la crisi della mucca pazza, è stata richiesta una serie di cautele in più, che sono quelle di tracciare, ad esempio, gli animali dall'allevamento di provenienza al macello e quindi avere una storia scritta dell'animale per garantirne l'origine. Devo dire che lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha reso molto più semplice garantire i consumatori, perché oggi strumenti tipo quello di blockchain potrebbero essere utilizzati per identificare gli alimenti ed essere certi che quella bottiglia dell'olio è stata prodotta da quel produttore di quel lotto e risalire anche eventualmente alla partita di piante, no, ma è possibile anche senza investimenti elevati, perché oggi il potere e la possibilità che ci danno le tecnologie informatiche ha reso questo molto più semplice. Come la leggiamo un'etichetta, dottore? Mi verrebbe da suggerire con la lente di ingrandimento per cercare di interpretare quello che viene scritto piccolissimo. Lo so, questo è un problema, è chiaro che questo dovrebbe essere migliorato, vedete anche queste qui. Oggi sono ancora più complicate perché le etichette non riportano le lingue di 4-5 stati membri, di 4-5 paesi europei, e sono sempre più complicate e sempre più difficili da leggere. Probabilmente anche noi dovremo impegnarci a rendere più trasparente la comunicazione. È chiaro che è difficile, perché se io le dico che in Europa ci sono circa 190.000 diversi alimenti in commercio, lei mi crede? Sì, no, io le credo. Me hanno sempre detto che i prodotti migliori sono quelli la cui composizione è di pochi elementi rispetto a quelli, certo, che hanno una fila infinita di alimenti, di prodotti, di sostanze chimiche. È complicato, il settore alimentare è complicato perché siamo complicati noi come consumatori. E quanto più noi siamo complicati, tanto più le industrie devono stare dietro noi. Però devono... siamo anche attenti, forse un'educazione alimentare la stiamo avendo. Sicuramente il consumo sta cambiando negli ultimi anni, perché comunque il consumatore non ama più consumare alimenti che sono molto conservati, alimenti secchi, vogliamo conservare, mangiare alimenti freschi, alimenti che sono quanto più vicini al reale, e questi generalmente non hanno tantissimi, certo, componenti. Vado al ristorante, come posso essere garantito e rassicurato su quello che mi arriva in tavola? Esistono naturalmente delle norme che disciplinano la somministrazione di alimenti al ristorante.
I primi, secondo me, e dobbiamo fidarci, ad essere interessati sono i ristoratori, perché nel momento in cui loro hanno un incidente al ristorante, la vita commerciale di quell'esercizio è finita. Sì, però lì adesso io ho pochissimo tempo, quella è una... È un argomento che mi ha sempre toccato da tanto tempo e non sono mai riuscito ad avere una risposta. Perché quando viene ad esempio chiuso un locale non viene mai diffuso il nome di quel locale. O viene sequestrato un prodotto, difficilmente viene detto da dove veniva fuori quel prodotto. Allora, perché, sì, dottor Conte? Allora, sul sito del Ministero della Salute compaiono le notifiche dei prodotti che vengono sequestrati per vari motivi e quindi lì li trovate. Ultimamente c'è stato il caso che conoscerà sicuramente lei, quello degli ovetti famosi della cioccolata. Non diciamo la marca. No, io non la dico. Però non la possiamo dire. In tutti i supermercati c'erano le indicazioni per il richiamo di questi prodotti. Questo è un indice, diciamo, non nuovo, ma che migliora il trust, la credibilità anche di quelle industrie e la credibilità dei consumatori. È chiaro che non è un campo semplice. Certo, si fa abbastanza nel campo dell'educazione alimentare. Dovrebbe stressare di più l'educazione alimentare a scuola, ad esempio. Prima sui genitori e poi sui ragazzini. Probabilmente sì. Il problema più grosso, secondo me, è che in genere, come si dice, gli alimenti che sono buoni o sono fritti o fanno male, quindi, cioè, nel senso, o fanno ingrassare o fanno male. È chiaro che dobbiamo imparare anche a rinunciare a qualcosa per migliorare la salute, soprattutto di noi che speriamo di vivere molto più a lungo e quindi ogni giorno che mangiamo male probabilmente immettiamo dentro l'organismo qualcosa. Le dico che quando si parla di educazione alimentare, se lo si fa come una sorta di gioco a livello scolastico, si ottengono ottimi risultati e dobbiamo naturalmente crescere le nuove generazioni, perché noi oramai, se l'albero è storto, siamo storti, facciamo molta fatica a raddrizzarlo. Però quanto è condizionante la pubblicità in questo campo? Abbastanza, anche perché naturalmente io ricordo qualche anno fa, lavorando sempre in istituto, ho avuto l'opportunità di conoscere alcuni venditori di pubblicità che fanno questo mestiere e a volte le campagne pubblicitarie venivano vendute in base agli obiettivi raggiunti. Quindi è chiaro che loro hanno bisogno di vendere e la vendita spesso non è sempre associata al prodotto più salutare. E noi utenti di essere comprati praticamente. Chiudiamo con un'ultima diapositiva, so che ci tiene tanto a mostrarla ai telespettatori perché questo è il suo paese. Se la vediamo, eccolo qua. Sì, io sono nato ad Atessa, la mia residenza ancora... Quindi mi ha fregato questa sì, cartolina no, di Archi. Però io, no, Archi è il mio paese... Ma ho messo Archi per dire che noi in istituto abbiamo la possibilità di girare non solo in Abruzzo, ma in Italia, in Europa e nel mondo. Questo ci ha dato tante possibilità e probabilmente la possibilità che abbiamo avuto di crescere e di rendere il nostro istituto più forte e più importante in Italia e nel mondo è legato alla partenza in piccoli paesi, ma la possibilità di andare fuori e di lavorare con le persone più importanti, più brave del mondo, che ci fanno crescere ogni giorno. E questo le fa onore. Un saluto ad Archi, un grazie al dottor Francesco Pomili. Grazie a voi, grazie per essere a tutti. Stato con noi. Grazie. Responsabile del Laboratorio di Sicurezza Alimentare, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'Istituto Caporale di Teramo. Adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo di malattie reumatiche.